direttore, una vittoria attesa, voluta, messa magari in pericolo da quel calcio di rigore trasformato dal Fabriano, ma poi uscita la maggiore volontà forse della Vastese di vincere quest'oggi. Sì, noi oggi ci tenevamo a vincere perché volevamo dedicare la vittoria al tifoso scomparso tanti anni fa. La curva ci ha chiesto questo, siamo contenti perché questa è una vittoria, ci dà autostima per ripartire, perché nell'ultimo periodo stiamo andando male, quindi siccome abbiamo una squadra giovanissima, la più giovane del torneo, abbiamo risentito un po' di questo pure. Lei si è dato una spiegazione per questo girone di ritorno un po', anzi completamente diverso rispetto al girone di andata? Sì, e le squadre si sono rinforzate tutte, noi abbiamo fatto degli acquisti noi il giorno di andata siamo andati oltre le aspettative, con l'entusiasmo, la spregiudicatezza, perché siamo una squadra molto giovane. Sicuramente a dicembre abbiamo sbagliato qualcosa, ho sbagliato io, ha sbagliato il mister, lo staff tecnico, sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa, speriamo che ci riprenderemo. Però non dimentichiamo che questa è una squadra giovane e noi siamo partiti pure per l'obiettivo salvezza. Adesso ci troviamo lì e faremo di tutto per stare lì in alto.